Le mie parole sono sassi, precisi, aguzzi, pronti da scagliare. Su facce vulnerabili e indifese sono nuvole sospese. Goffi di sottintesi che accendono negli occhi infinite attese. Sono gocce preziose, indimenticate, a lungo spasimate, poi centellinate. Sono frecce infuocate che il vento, la fortuna sanno indirizzare. Parole all'aria. Letture in podcast. Un progetto dell'Istituto Comprensivo Orvieto Baschi. Anno scolastico 2021-2022. Che il tempo ti perdoni per averle pronunciate. Sono note stonate, su un foglio capitate per sbaglio, tracciate, poi dimenticate. Le parole che ho detto oppure ho creduto di dire, lo ammetto. Un magico incontro. Un racconto di Marta De Francesco, classe prima A, scuola media Luca Signorelli, Orvieto. C'era una volta un piccolo elfo di nome Mike. Era un tipo un po' particolare, diverso dai suoi coetanei. Era curioso, vivace, simpatico, creativo, avventuriero e molto furbo, mentre gli altri elfi, pur essendo anch'essi simpatici e vivaci, erano più introversi e preferivano non allontanarsi troppo dalle loro case. Invece Mike aveva desideri diversi. Sognava di viaggiare in terre lontane, scoprire nuove curiosità, assaggiare nuovi cibi e soprattutto lasciare quella palude oscura e fetida in cui viveva attualmente. Così un giorno, durante una splendida mattinata di sole, non che si vedesse molto, dato che in quel posto c'era solo nebbia e umidità, decise di partire per il sud. Fece le valigie, si vestì con una maglia leggera e con dei pantaloni impermeabili, salutò la sua famiglia, i suoi amici e si incamminò verso il mondo che lo stava attendendo. Viaggiò per molti mesi, attraversò deserti, esplorò foreste, scalò montagne, finché, dopo tanto tempo, proprio quando le sue scorte stavano per finire, vide una distesa immensa di acqua cristallina, circondata da molti alberi e fiori colorati. Si avvicinò a quello strano fenomeno e calpestò con i suoi piccoli piedi scalzi la sabbia rovente, i sassolini che lo circondavano. Sembrava di essere in un altro mondo. Ad appena un passo dall'acqua si chinò e scorse un pesciolino rosso che si dimenava in cerca di salvezza. Lo prese nelle sue mani insieme ad un po' di sabbia, ma sgusciò via e fuggì nel mare. Fu la prima parola che udì da uno scoglio lì vicino. Mike corse a nascondersi dietro una palma e notò un'affascinante creatura, mezza donna e mezza pesce. L'ascoltò attentamente. «Aiutami tu a sorridere di nuovo e abbandonare ogni mia preoccupazione!» Avrebbe continuato se non avesse scoperto il piccolo elfo che la spiava. «Chi sei tu?» chiese stupita, e Mike si rivelò ad essa. «Il mio nome è Mike e vengo dalle paludi dell'entroterra. Per favore, non mi uccidere!» Le rispose. «Sono Clara e non ti ucciderò. Anzi, vieni con me nelle profondità del mare!» Gli diede un bacio in fronte in modo tale che si creasse una bolla intorno al suo viso per farlo respirare e si tuffarono nell'acqua. Era bellissimo, pieno di pesci, coralli, alghe, luci e case. Era il villaggio della famiglia di Clara che accolse l'elfo con affetto e lo vestì adatto al luogo. Visse per 5 anni a casa di quelle creature misteriose e nel frattempo scoprì molte curiosità e si fece insegnare molte usanze e tradizioni del posto. Intanto però nacque l'amore tra Mike e Clara che decisero di sposarsi e avere figli. Ci fu una bellissima cerimonia e dopo 3 giorni si scoprì che Clara avrebbe partorito presto 4 sirenette. Le chiamarono Julie, Lola, Giada e Melody, le quali, pur essendo un ibrido tra una sirena e un elfo, si adattarono molto bene al posto. Mike scrisse poi una poesia sul mare e la inviò alla sua vecchia famiglia che viveva nella palude, che venne a fargli visita e decise di restare.
Ancora oggi, nei fondali del Mar Mediterraneo, si possono udire le grida delle due famiglie che, anche se molto diverse tra loro, sono accomunate dall'amore per una delle splendide meraviglie del pianeta Terra, il mare. Avete ascoltato Un magico incontro. Un racconto di Marta De Francesco, classe prima A, scuola media Luca Signorelli, Orvieto.